Salve a tutti, qui è il vostro Soundkiller 19, sempre nei vostri cuori, e quest'oggi giochiamo a Minecraft. E visto che siete dei brutti scemi e non mi consigliate nulla, non mi avete detto come continuare ad abbellire la mia casa, mannaggia voi. Quindi ho deciso io. Farò tutti strati di legno diverso. Ma per portare a conclusione la cosa che ho appena detto, io sto in chiamata con Paolo in questo momento, no? Paolo, forse non lo potete sentire quando sistemerò questa cosa. Amen. E Paolo prima mi diceva che io rovinavo tutto nel suo mondo, tutte le casse. E effettivamente è vero, perché nel mio mondo sono tutte belle e ordinate. Vero, Paolo? lo so che non te possono sentire, però è giusto per sapere l'opinione tua. Comunque, allora, devo grattarmi un'ascia. Ce l'ho un'ascia per caso? Che devo andare a prendere tanta di quella betulla che... Porca miseria. Ah, ce l'ho l'ascia, vedi. Due, addirittura. Because two is better of one. Però è notte. Allora, qui c'è solo abete. Cioè, che brutto spawn. Sono spawnato in un punto bruttissimo. Qua c'è la palude. Dimmi, Paolo. Davvero? GG. Paolo ha trovato uno spawn di ragni, me l'ha appena detto. GG. Segnati le coordinate. Ah, ok, perfetto. Allora, aia. Allora, qui cosa c'è? Fare un buco per una miniera, però no. Aia, ma basta morire. Cioè, non sto morendo, ma sto prendendo un botto di danno. Speriamo che non possano sentirti, Paolo, guarda. Comunque. Ma c'è una foresta di betulla? Un qualche cosa? Cos'è? Cos'è? E perché sento zombie? Cos'è? No, ma cosa? Raga, voi non sentite i rumori del gioco? Ma io sotto quelle croci, che sembravano croci a me, sentivo zombie villager di tutto. Cioè, io non gioco da... Cioè, gioco raramente nella 1.16 perché io ho l'Xbox e ho la 1.13 che è tanto vecchia. Quindi ditemi, ecco un'altra. Cosa so ste robe? Qui però non si sentono i mob. Vabbè, raga, cioè, cose strane. Questa terra così arida non mi piace molto. Vabbè, poi come al solito i rumori di Minecraft, quelli non possono mancare mai. Vabbè, raga, cioè, ditemi se là sotto devo scavare, che magari c'è sta un dungeon. Un dungeon interessante, però magari, eh. Cioè, non che mi fate rischiare la vita, che non c'è un cavolo. Ditemi se ci sono cose interessanti. E ditemi soprattutto cosa sono quelle robe. Perché ho molta paura di quelle cose. Vabbè, raga, visto che non voglio farvi vedere tutto il tempo io che passeggio cercando betulla, che l'ho trovata, e stoppo il video e vi faccio vedere quando ho del legno. Raga, allora, io stavo cercando casa che mi sono totalmente perso. Ok?
E stavo seguendo sto coso qua, no? E ho trovato questo villaggio. Cioè, Madonna, qui cosa ci sono? Patate, pane. E questo legno, quasi quasi, questo legno lo uso per fare un altro piano della mia casa. La molla col cavolo che ve la lascio. Scordatevelo proprio. E un'altra cosa brutta è che sta laggando. Perché sta laggando così tanto? Buono! Semi di zucca. Dai, abbiamo le zucche. Allora, qui c'è una tenda. Aia, qui c'è una specie di tenda. Cos'è? Paolo! Ho trovato il telaio! Sai cosa ci si fa col telaio? Ah, sì, te ricordi. Guarda che scemo. Col telaio ci si fa lo stendardo. Ci si fanno gli stendardi col telaio. Cos'è? Raga? Qua faccio uno screen tattico perché. Cos'è quell'affare? No, vabbè. Non ho capito cos'è qualcosa. Comunque. Oh mio Dio! La coltivazione qua sotto me la dovevo aspettare. Raga, sta diventa buio però, come faccio io? Vabbè, sfrutterò un letto loro. Raga, ci vediamo quando trovo casa. Vabbè, dai raga, oggi se dedichiamo all'esplorazione, io le coordinate le so. Ok? Però non... cioè... Stavo andando a 475 311, ma mi sa che era meno 311, perché là non c'era nulla. Quindi, dai ragazzi, fate per me. Vi prego. Sì, a Paolo gli è crashato un'altra volta al cielo. Aia, dove sono caduto io invece? Meno 311, andiamo. Però io sta betulla mi sa che la prendo perché non mi basterà mai quello che ho raccolto, quindi visto che le coordinate le so. Sì, ma io devo tornare prima di notte. Porca miseria. Allora torniamo prima a casa, così se dormiamo. E poi, visto che ora sappiamo tutta la zona circostante, poi ci dedichiamo a prendere legno. A Paolo gli crasha il telefono, va bene. Good Paolo. Aia. Mannaggia a me. Ho ritrovato il villaggio, ho visto le case, non so se l'avete visto anche voi. L'avevo qui, eccolo laggiù. Sì, casa, dolce casa. Che poi tanto dolce non è perché mi sta a far danno all'anima. Però dettagli. Andiamo. Vedo casa. Aia. Cioè casa non la vedo, però vedo il villaggio dove c'è dentro casa. Quindi. Eccola. La mia casa. La vedo. È lì. Davanti a me, tutta sola. Raga, voi mi dovete consigliare se sti ronchi li faccio così o scortecciati. Ditemi. Il mio lupo. Ciao! Il mio cibo no, perché non c'è. Cioè, non c'ho cibo. C'ho un cappellino in cuoio. Belli però sti minerali, eh?
Sì, te il blackout ce l'hai in testa, Paolo. Allora, queste zucche, il telaio rimediato, eppure la mola. Quindi, tu potrei metterti qua. Wet, mi pare, non mi ricordo. Sì, a Paolo che crasha ogni 3 secondi, buonanotte. Se non la smette di crashare io lo picchio a morte. Quindi, io laggiù avevo visto della betulla. Quindi andiamo. Ma è la connessione mia? No! Io c'ho 4G, prende benissimo. Allora è la sua. Mi sembra wet, scritto weat. WEAT. Allora, là c'è una foresta. Senza allontanarci troppo, che lo so poi dov'è casa. Raga, stop un attimo, che vi faccio vedere solo la costruzione dopo, se no il video dura 3 ore e mezza. Raga, mi ero dimenticato che io effettivamente ho delle shaders. E guardate come si vede tutto più bello. Talmente tanto tempo che non registro che queste cose me le ero dimenticate proprio. Cioè, avete visto l'acqua? È fighissima! Guarda! Si vede proprio il movimento dell'onda. Bellissimo. Raga, prendo sta legna e poi vi faccio vedere la casa in costruzione. Ragazzi, allora, ho preso la legna, come potete vedere. Perché? Ma è di meno. Ah, vabbè, perché l'ho lavorata. Due stack più 45 è normale, vai. Sta a posto. Allora, Paolo, togli il viva voce, Dio santo, ti scongiuro. Raga, ho un'idea. No, ci ho pensato mo, faccio pure i tronchi di base, tutti cambiati. Quindi 5 blocchi. 1, 2. 3, 4, 5 più aia 2, 3, 4, 5 3, 4, 5. Ah, un'idea, ma se faccio così non ci arrivo, vero? Ah, ho scoperto un modo pure per non prendere danno. Facciamo così. Che aggri. Perché farlo? Io mi devo stare zitto nella vita. Vabbè. Aia. Dimmi. Aia. Io, va bene. Finito una stack di blocchi. Ah, raga, tanto poi ci devo fare le finestre, cioè, quindi. Aia, mi sono fatto malissimo. Ma mi sa che è pure notte, perché è troppo buio. Mi sa che a notte sta piovendo pure, quindi. Due cose negative contemporaneamente. E io mi sa che vado a dormire perché sto prendendo tanto di quel danno che. Infatti era notte. I'm a genius. I'm a very big genius. Cos'è che non ho fatto lì? Perché non si vede lì? Ah, ma raga. Ah, vabbè, puramente estetico. Ok. Perché mi sa che da dentro non si vede. Però da fuori sì. Fammi vedere, va. Occhio che se potrebbero essere generati mob. Perché sì, infatti da fuori si vede. Quindi è puramente estetica sta cosa. Va bene, va. Che c'è, Paolo?
Prendi le boccette di esperienza e te le butti sui piedi. Sì. Allora, perché mi hai chiesto questa cosa, Paolo? Perché sono scemo? Vabbè, mo vedo tutto sto legno scagazzato nella mia casa. Aia. Dopo, raga, faccio lo screenshot di come sta venendo e metto la foto su Instagram. Perché secondo me è davvero figa. Poi calcolate che ci metterò le finestre, che per ora non ce l'ho messe. Le scale io le vorrei fare fatte bene. Ma non quelle a pioli, ma quelle proprio fatte bene. Così Paolo mi invidierà questa casa perché è davvero figa, al contrario della sua. Poi copierò il passaggio segreto, ma quello vabbè si sapeva già. Che lui c'ha un passaggio segreto, che è davvero bello, cioè. Anzi, no, io lo farò più bello. Io lo farò più bello. Però per farlo devo andare nel Nether. Quindi, perché ho bisogno dei ripetitori. Ma io ho finito tutto il legno? No. Sì, Paolo. Porca miseria. Raga, mi sa che io faccio il tetto. Consigliatemi nei commenti di che colore devo farlo. E fatelo tutti, soprattutto te, Paolo. Mi devi consigliare nei commenti il colore del. Eh sì, e chi lo trova Acacia? Forse farò abete, non lo so però. Acacia sì, è bello, ma è molto raro. È estremamente raro. Tanto dovrò andare in esplorazione. Facciamo così, io penso che inizialmente lo farò in abete, poi quando andrò in esplorazione, se troverò dei legni belli, lo sostituirò. Ho finito tutta la betulla, altro che era sufficiente. Però no, ho finito, dai. Cioè, io ora devo prendere l'abete, poi farò il tetto. Fatto sta che per oggi il video finisce qui e lascerò su Instagram nelle storie, anzi come post, lascerò come post la foto del tetto, cioè della casa in generale. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina per non perdere i prossimi video. Ciao ciao!